Buongiorno amici telespettatori, ben ritrovati con la rassegna stampa di Calcio Napoli 24 TV. Buongiorno a tutti e due da parte di Riccardo Catapano, con me come sempre il nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia. Ebbene sì, è arrivato il passo falso del Milan, che ieri ha pareggiato in casa 0-0 contro il Bologna, Napoli e Inter che quindi rosicchiano altri due punti e gli azzurri adesso sono a meno 1 in classifica, mentre l'Inter invece resta a meno 4, ma una gara da recuperare, proprio quella in casa dei Felsinei di Sinisa Mihailovic, quindi un campionato che non smette di sorprendere, che non smette di stupire e che sarà aperto davvero fino alla fine con gli uomini di Spalletti che adesso dopo l'ottima l'importantissima vittoria di Bergamo contro l'Atalanta dovranno preparare la gara di domenica allo stadio di Gormando Maradona contro la Fiorentina alle ore 15 c'è anche la risposta del pubblico, tra poco leggeremo le ultime anche sui biglietti proprio della gara di domenica, le ultime di formazione le novità, Castelvolturno insomma tante, tantissimi aggiornamenti da andare ad analizzare nei prossimi minuti con Calcio Napoli 24.it non prima però come di conseto di aver visionato quelle che sono le prime pagine dei quotidiani sportivi partendo dalla Gazzetta dello Sport che ovviamente in prima pagina ha il Milan fermato ieri in casa dal Bologna Scudetto che botta e Ibra non sfondano, Pioli braccato Rossoneri attaccano a testa bassa ma è 0 a 0, il tecnico fatto i 33 tiri, occasione sprecata Napoli a meno 1 l'Inter a meno 4 come vi dicevo ma con i nerazzurri con una gara in meno, punizioni, schemi e trucchetti così Spalletti fa cantare Napoli a proposito degli azzurri tutto quello che c'è eh, dal punto di vista eh, del ehm, del lavoro metodologico anche degli schemi che trovano i i componenti dello staff di Luciano, di Luciano Spalletti raccontato proprio alla gazzetta dello sport. Taglio alto invece il gol di De Laurentiis Junior. I racconti segreti del mio Bari da Formula 1. Parla quindi il presidente del Bari anche alla gazzetta eh, dello sport. Tra poco leggeremo le sue parole anche dalle colonne del mattino. Le ultime sull'Inter, la festa di Zango, gioia negli spogliatoi, non vuol più andare. Via. Parla anche Ranieri, vincerà. Chi uh, sfrutterà meglio i Bomber? Insomma, decideranno i Bomber questa lotta. Scudetto taglio basso invece, il mercato della Juventus, che sembra aver detto addio definitivamente al sogno tricolore, e pensa a blindare la Champions al prossimo mercato. Zaniolo e Di Maria per ripartire al max. Le idee della Juve a caccia di stelle da fiancare a Dusan Vlaovic in attacco. Vista anche la partenza. E la l'addio a parametro 0 di Paolo Di Bala, patto degli stipendi, Monuccellini 6 ore in procura invece per quanto riguarda il filone Juventus. Corriere dello sport, ci trasferiamo sulla prima pagina del quotidiano, in taglio alto c'è Osimen, c'è il mercato che non dorme mai, Osimen De la fissa il prezzo, ci vogliono 120 milioni per portarlo via da Napoli. L'attaccante è pronto per lo sprint in vetta ma la Premier lo tenta, piace a Manchester United e... Arsenal, poi ovviamente il Milan all'ultimo respiro, Pioli fermato dal Bologna. Ora un solo punto di vantaggio su Spalletti e probabilmente anche sullo stesso Inzaghi, che però deve recuperare la partita proprio contro il Bologna. Pari Milan, Napoli. Inter più vicine si accende la corsa a scudetto. Lo vedete qui invece il contrasto tra Ibrahimovic e Gary Medello, da ex interista ha dato una gran mano proprio ai nerazzurri e, ovviamente, anche al Napoli. Zang Inzaghi avanti insieme. Si parla. Invece, della situazione contrattuale, qui di spalla sulla destra del tecnico dell'Inter, taglio basso. Invece, torna la Champions, City a Rez. Doppio show, sfida a distanza in Champions. Poi lo scontro in Premier League tra le due potenze britanniche. Il tempo effettivo, invece, Infantino lo vuole. Questa sarebbe una gran bella novità per quanto riguarda il, il calcio a discapito insomma di chi in questo momento calcio lo pratica poco pensa più ai calci che al calcio a fermare spesso la partita ecco il tempo effettivo potrebbe essere una buona soluzione in tal senso passiamo invece su tutto sport frenata Milan in taglio alto ovviamente la gara di ieri eh, tra i rossoneri ed il Bologna finita 0 a 0 con Uh, la lotta per lo scudetto che è sempre più serrata, lo vediamo fino al 67, uh, il Napoli 66, c'è l'Inter invece a 63, ma con una partita in meno. La Juventus invece resta ferma uh, a otto lunghezze. Dalla vetta, con il Napoli che invece sale a più 7 sui bianconeri. Uh, a proposito dei bianconeri, Zaniolo assist a Vlaovic, il mercato dei. Della, della Juve, così come invece il caso Coulibaly, l'Atalanta si schiera fortunatamente con il centrale senegalese a individuare i razzisti e cacciarli. Ieri un bel comunicato, un bel messaggio da parte della dirigenza atalantina, quello che mi preme sottolineare è che alle parole seguono anche i fatti. Perché non sempre è successo le ultime sul toro. Poi, caro, devi, adesso devi agire. E ovviamente la Champions. Passiamo a questo punto: prima di, di andare, poi nel dettaglio di quelle che sono le ultimissime in casa Napoli, anche sulla prima pagina del mattino proprio di, di, di Napoli, dove in questo caso non c'è il Napoli, ma c'è il Bari. Eccolo qua: Napoli e Bari del Sud che vince le parole di Luigi De Laurenti in taglio basso. Così come poi quelle che sono ovviamente le analisi sul regalo fatto dal Bologna ieri che ha fermato il Milan sullo 0-0 a San Siro, i rossoneri solo a più uno sugli azzurri, poi anche l'analisi di quello che è il personaggio Luciano Spalletti, tra l'altro vi consiglio di vedere su calcianapoli24.it alcuni di quelli che sono gli approfondimenti proprio che ha fatto il mattino su come Spalletti non solo dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista personale sta vivendo la città di Napoli, c'è un tour in particolare che per lui è imperdibile, quasi ogni settimana insomma c'è una nuova tappa in questo tour di, di Spalletti, non vi svelo niente, lo trovate su calcianapoli24.it IT. Detto questo um, andiamo ad analizzare tutte quelle che sono le ultime sul, uh, sulla squadra partenopea, i titoli che abbiamo letto poco fa sul, uh, sui quotidiani sportivi e iniziamo dal calciomercato che ovviamente non dorme mai ed ovviamente vista l'ottima stagione disputata fin qui da, da Osimen lo vede come attore principale perché soprattutto in Premier League sono pronti. Insomma, l'assalto su Victor. Eccoci qua: United e Arsenal su di lui. Il Napoli fa il prezzo, prezzo che l'abbiamo abbiamo visto poco fa. Insomma, proprio sulla prima pagina del Corriere dello Sport. 120 milioni di buoni motivi per guardarsi intorno. Questa la cifra stanziata da Aurelio De Laurentiis. Chiunque voglia Victor Rosimen deve insomma accontentare il padrone del Napoli con questa cifra. Chi lo segue? Il Newcastle, che però in questo momento sembra essere una pista un po' più fredda, ma soprattutto l'Arsenal, che ha perso Obama e Young, Giulio Lacasetti in scadenza, vuole riempire proprio questo buco lì davanti con Victor Osimen, senza dimenticare poi il Manchester United, anche lì ci sarà un po' di rivoluzione offensiva con l'addio di Cavani, probabilmente anche quella di Cristiano Ronaldo, Osimen è giovane, forte. Segna, e quindi è ovvio che faccia anche gola a tante squadre, però insomma, abbiamo visto: 120 milioni per il Corriere dello Sport. La richiesta di Aurelio De Laurentiis, vedremo quello che succederà. A proposito di Osimen, però. Leggiamo anche di chi in questo momento sta uh, facendo crescere sempre di più il talento nigeriano. Lo ha fatto prima Gattuso, poi gli infortuni sia l'anno scorso che quest'anno hanno un po' rallentato la crescita, nonostante questo è diventato un giocatore decisivo per la squadra di, di Spalletti. E proprio con Spalletti, insomma, il rapporto in questo momento è di quelli veri, autentici, importantissimi. Vediamo un pochino alcuni aspetti di questo di questo rapporto tra Osimhen e Spalletti perché il tecnico insiste sempre su un aspetto con il nigeriano proprio per continuare a farlo crescere, progredire e eh, lo scrivono eh, sull'edizione odierna del mattino di Napoli, una delle sue crociate stagionali, Luciano Spalletti la sta facendo proprio con Vittorio Simen e il campo in questo caso non c'entra perché ad inizio stagione lo ha rimproverato per l'eccesso di foga che gli è costato il cartellino rosso contro il Venezia. E da quel momento in poi, salvo rari casi, abbiamo visto uno Simen effettivamente in campo eh, molto più controllato. I due si sono parlati, si sono capiti e si sono chiariti. E con il bomber del Napoli, soprattutto Spalletti insiste su un altro aspetto, quello della lingua, vorrebbe che imparasse più. L'italiano e grazie al suo contributo continuo a parlare con i giocatori, ha fatto sentire tutti importanti. Insomma, non solo dal punto di vista tattico, Luciano Spalletti lavora sui propri giocatori, in questo caso su Vittorio Simeno, ma anche dal punto di vista proprio umano, dal punto di vista corpo comportamentale psicologico. Qui abbiamo visto su Simeno come continua a spingere per cercare eh, di far imparare ancora più velocemente l'italiano. Al centravanti nigeriano. Torniamo però sul Corriere dello Sport a parlare di mercato e di Victor Rosimen. Poi, ovviamente, tra poco affronteremo anche tutti quelli che sono gli altri aggiornamenti in casa partenopea Perché abbiamo visto il prezzo è di 120 milioni. Ma che succede se qualcuno, qualche scicco, qualche folle viene effettivamente a pagare questa somma al Napoli? Napoli non vuol farsi trovare impreparato e in tal senso lavora per un nome come eventuale, eventuale sostituto di Osimene vale a dire quello di Scamacca del Sassuolo primo nome nelle gerarchie di mercato del Napoli e ne leggiamo proprio gli aggiornamenti che, fanno, che ci vengono riportati dal Corriere la Premier che è ricca di suo non ha mai smesso di lanciare appunto, messaggi per Osimene da una parte l'Arsenal poi il Manchester United ci sono ancora sette partite però in cui divertirsi per il Napoli eh, e i 120 milioni di buoni motivi per dare un'occhiata eventualmente a quello che potrà riservare il futuro. Intanto, nelle gerarchie, come eventuale sostituto di Osiman, piace tanto Scamacca, appunto definito il preferito nelle gerarchie dal Corriere dello Sport. Qui vediamo proprio Scamacca affrontare quest'anno eh, il Napoli, è marcato da Rachmani, Rachmani che tra l'altro, proprio insieme a Victor Rosiman, tornerà a disposizione domenica contro la Fiorentina. Tra l'altro vi annuncio cornice di pubblico delle grandissime occasioni, tra poco capiremo anche il perché. Eh, parliamo adesso di un argomento molto, molto, molto importante. Non ci stancheremo mai di trattarlo e di denunciarlo qui a Calcio Napoli 24. Quello, ovviamente, del caso del razzismo. Ancora una volta, a Bergamo si sono eh, dimostrati quella piccola frangia di, eh, di, di tifosi delle persone che con il calcio in generale non hanno nulla a che vedere. Queste persone devono essere prese e buttate fuori a calcioni dagli stadi e non solo. Anche l'Atalanta, ieri, un gran bel messaggio. Da parte della società eh, orobica va però detto. Perfetto il messaggio, perfetto le parole che seguono assolutamente i fatti, tant'è che l'Atalanta e Bergamo si schierano contro i razzisti anticulibali, a dirà le vie legali contro i responsabili. Questa è una notizia importante che viene riportata da tutto sport. Furiosi per ciò che è accaduto domenica allo stadio il presidente e l'amministratore delegato Antonio e Luca Percassi hanno reagito in modo durissimo, sottolineando quanto l'immagine dell'Atalanta e di Bergamo non possa essere sporcata dalle azioni di un gruppo di civili. Lo conferma appunto il comunicato ufficiale diramato ieri dalla società nerazzurra eh, la cronaca di Atalanta Napoli scrivono ancora sul corriere ha registrato tutto sport scusate mi ha registrato diversi episodi intollerabili cori beceri ritrovati da una parte e dall'altra non a sostegno della propria squadra ma contro gli avversari, con la parola odio scandita più e volte lancio di due torce scagliate dal settore ospiti in curva Morosini verso i tifosi dell'Atalanta. Gli addetti alla sicurezza sono al lavoro per individuare i responsabili. Poi sono arrivati gli ignobili, insulti a Culibali. Quindi, da quanto mi sembra capire, tutto sport si sta indagando su coloro che dalla curva del Napoli hanno lanciato questi, queste torce verso il settore, anzi no, lanciate sì, dal settore ospiti verso la curva Morosini. Quindi stanno indagando anche per rintracciare ed è giusto che sia così assolutamente, è un gesto comunque anche questo eh, assolutamente censurabile, quello di lanciare dal settore ospiti o che sia delle torce accese verso eh, i tifosi avversari, è giusto che si indaghi anche su questo, che non si indaghi solo su questo perché c'è un, un altro aspetto che da anni che è una piaga e sul quale continuano purtroppo in tanti a sciacquarsi la bocca con tante parole ma a fare davvero pochissimo. A proposito di interviste e di parole invece, eh, cambiamo... Per un attimo argomento e leggiamo un'intervista di Luigi De Laurentis, patrono del Bari, ovviamente figlio di Aurelio, presidente del, del Napoli, che con il Bari ha centrato la serie B. e Si parla di tanto di quella che è la sinergia del sud tra il Napoli e i, e i Pugliesi e anche la questione multiproprietà che dal 2024 diventerà illegale. Quindi il, il Napoli, in questo caso, meglio De Laurentis, dovrà fare una scelta tra il Napoli e lo stesso Bari. Leggiamo le ultime. Mio padre, un maestro, vuole vincere lo scudetto, dice Luigi De Laurentis. Napoli o Bari, ecco come stanno le cose, noi le andiamo proprio a leggere su questa intervista rilasciata al mattino di Napoli, poi anche sulla gazzetta ha ripetuto più o meno quelle che sono le stesse, le stesse parole, uh, in cosa il Bari somiglia al Napoli, gli chiedono in tantissime cose, in una gestione del club molto snella, nel controllo rigoroso dei conti, anche se magari in serie B le cose gireranno diversamente, ma è evidente che fino ad adesso i ricavi sono stati minimi perché non ci sono i diritti TV di e i ritorni sono davvero limitati tutto è stato fatto a fondo perduto ma un fondo pieno di felicità per questa promozione magari anche un derby in amichevole tra Napoli e Bari l'anno prossimo o meglio quest'estate dice sarebbe divertente anche per vedere mio, se mio padre dopo un gol degli Azzurri ha il coraggio di gioire con me al suo fianco ecco la questione che insomma interessa molto quella della multiproprietà un tema che dovrete affrontare e dice Luigi de Laurenti. Se sì, effettivamente lo stiamo già facendo con gli avvocati. Questo tema della multiproprietà, ma sono giorni belli, sono momenti che inseguivo da quattro anni, in cui abbiamo vissuto tante difficoltà e ingoiato anche molte delusioni. C'è tempo per affrontare questa vicenda. Infine, due. Parole ovviamente sul, sul padre, su Aurelio De Laurentiis, su quello che è il momento del Napoli, eh, lo ha già detto a suo padre che ora tocca a lui vincere. Dice: Chi è che non vuole vincere lo scudetto a Napoli? Sarebbe lo scudetto di tutto il sud, la squadra è lassù a lottare con Inter e Milan. È bello vederla così competitiva, giocare alla pari contro tutti. Sono anni che il club è leader in Italia e in Europa. Poi va a concludere la sua intervista al mattino parlando proprio di cosa Aurelio De Laurentiis gli ha insegnato come, come presidente. Dice: Adesso ho Tante cose che ha fatto lui in questi anni nel Napoli che prima magari mi erano meno chiare. Bisogna anche sapere essere psicologi quando si guida un club e poi devi essere pronto a prendere ogni tipo di insulto senza reagire. In ogni stadio dove sono andato, sono stato sommerso di parolacce e bisogna avere le spalle larghe come lui le ha nel Napoli, un autentico maestro. Queste le parole, dunque, di Luigi De Laurentis ai microfoni del mattino, parla del rapporto con il, con il padre Aurelio della multiproprietà Napoli Bari, insomma tanti, tanti aggiornamenti che potete rileggere comodamente su calcio napoli 24it prima di salutarci adesso però andiamo nuovamente al touch per visionare anche quelle che sono le ultime dal botteghino per Napoli Fiorentino perché è ovvio che la vittoria di Bergamo ha portato grande entusiasmo ancora di più nella piazza partenopea alimentato ulteriormente dallo 0-0 interno del Milano contro il Bologna e allora Napoli-Fiorentina è già caccia al biglietto, tant'è che si va verso il record di presenze ed è molto probabile che con la riapertura al 100% si possa addirittura arrivare al sold out. Quest'anno sarebbe la prima volta, ovviamente. Eh, lo leggiamo qui, le ultime, proprio. Per quanto riguarda Repubblica sui tagliandi venduti, domenica pomeriggio ore 15 al Maradona arriva appunto la Fiorentina ed è già scattata la caccia al biglietto. Con un ritmo che potrebbe assicurare al Napoli il nuovo record stagionale di presenze, tenendo conto che per la prima volta la capienza dello stadio sarà finalmente riportata al 100%. E dunque quasi certo che sarà sfondata la barriera delle 40.000 presenze. Insomma, cornice di pubblico importantissima è proprio il pubblico. Qui dovrà fare la differenza per questo Napoli. In questo rush finale mancano sette partite. Il Napoli dovrà costruirsi ovviamente il proprio sogno a partire dalle gare interne del Maradona, le prossime due, anche queste delicatissime: Fiorentina e poi la Roma. Non si può sbagliare, non bisogna sbagliare. Questo scudetto lo vincerà davvero. Chi sbaglierà di meno tra Napoli, Milan ed Inter. Eh, questa era anche l'ultima notizia della nostra rassegna stampa, tanti altri aggiornamenti li trovate, come di consueto, su napoli 24it le ultime su Napoli Fiorentina, gli indisponibili invece, guardate, Mertens Show al compleanno di Fabian, canta un duetto con Kate, c'è anche il piccolo Ciro, Ciro Romeo, il video lo trovate proprio su napoli 24it altre dichiarazioni di Luigi De Laurentiis, le ultime sul caso... Coulibaly uh, ovviamente Bergamo ma anche gli indisponibili e la fotografia invece di Zanoli senza dimenticare il mercato insomma c'è davvero di, di tutto questo oggi su CalcioNapoli24.it il mercato tra l'altro di anticipo usciranno aggiornamenti anche per quanto riguarda Mario Rui nei prossimi minuti oltre appunto come vi dicevo il ritratto di Zanoli Uomo Copertina in questo momento dopo l'ottima partita uh, disputata a Bergamo contro l'Atalanta per il momento è tutto però la rassegna stampa termina qui, io ringrazio enormemente il nostro Emanuele Bernardo in cabina di, di regia, un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano che vi augura buona giornata e buon proseguimento su Calcio Napoli 24 TV, visto che più tardi alle 4, dalle 12 alle 14 torna Calcio Napoli 24 live, insomma tanti ospiti e la possibilità per voi come di consueto di interagire in diretta con la nostra trasmissione, dunque giornata come sempre a tinte, a tinte azzurre su Calcio Napoli 24 TV, ci vediamo Петр.